ed è in possesso della tua qualità di essere razionale, dotato di diritti. Tu sai tutto, puoi sapere tutto. La ragione trionfa ovunque. Uno dei principi fondamentali su cui bisogna insistere è che il fatto che la ragione trionfi ha due accezioni possibili, perché la ragione può essere due cose. Per adoperare un lessico habermasiano, la ragione è comunicativa, cioè è quella ragione con la quale parli agli altri e convinci gli altri o ti fai convincere, cioè è la ragione che mette in comunicazione gli esseri umani in quanto essere razionali. L'altra è la ragione strategica, quella con la quale fai cose. Hai un progetto e dici, bene, ho questo problema, adesso adopero la ragione per risolverlo. La prima forma di ragione è quella che dà vita, poniamo, al Parlamento, che è lo spazio e l'istituzione nella quale i problemi vengono risolti attraverso la parola, il Parlamento, cioè il logos. Attenzione, non vi sto dicendo che questo succede, vi sto dicendo qual è la teoria. No, il Parlamento c'è perché era per due motivi. Primo, rappresenta la volontà sovrana del popolo che non può esprimersi direttamente. Secondo, perché questa rappresentazione si fonda sull'idea che la parola, quale viene pronunciata in Parlamento, sia portatrice di una razionalità che dal confronto delle diverse opinioni produce una verità. Questa verità è la legge. Questo è. E questa è la ragione comunicativa. Poi c'è la ragione strategica, che vuol dire ho davanti a me un problema, gli italiani sono poveri e io devo far partire l'economia. E allora mi metto lì e adopero delle risorse intellettuali con le quali costruisco imprese, costruisco le ferrovie, costruisco le infrastrutture. Cioè la ragione strategica risolve problemi. È tecnica. Parlamento, tecnica, diritti umani, particolare, fondamentale, l'uomo è il centro, è tuttavia un particolare che è capace di produrre l'universale. Ecco. Questi sono i presupposti che, se non vengono accettati, non ti rendono impossibile capire perché la nostra idea di fondo è che, primo, la democrazia è la forma politica più avanzata, secondo, è l'unica all'altezza dell'uomo e dei suoi diritti, e perché la democrazia è signora del tempo e dello spazio. Del tempo, perché è il prodotto del progresso. La democrazia è progresso. Chi non è democratico, ve l'ho già detto, o è sventurato perché è oppresso, oppure è un arretrato. In un modo o nell'altro dobbiamo aiutarlo. È signora dello spazio, cioè è universale, ma sul serio. Cioè, in linea di principio, tutto quello che io vi ho detto deve valere per l'Europa, l'Asia, l'Africa, l'America del Nord, l'America del Sud, l'Australia, non l'Antartide perché ci sono solo dei pinguini. Per il resto sì. Cioè tutto il mondo è candidato al diritto dovere di essere democratico. Ecco. Naturalmente tutto questo è sorretto, questo è un dinamismo intellettuale, concettuale, che sta dentro la democrazia. Sotto il profilo pratico questo dinamismo è portato dal capitalismo, è il capitalismo che vede nella democrazia così pensata la forma politica più adatta, non l'unica, ma la più adatta al proprio sviluppo, non l'unica. E infatti vi sono alcune eccezioni clamorose, non di realtà
bene o male arretrate, ma di realtà ipersviluppate, che si fa un po' di fatica a definire democratiche. Perché non hanno assolutamente nulla di questo set di pensieri che vi ho detto, perché non credono per nulla che il problema fondamentale della storia sia far stare insieme il particolare e l'universale, per il buon motivo che il particolare e l'universale stanno già insieme da soli, attraverso un concetto come quello di tradizione. Per il buon motivo che la cultura ti dice, la tua cultura ti dice che la tua operosità la puoi esercitare anche senza che tu goda di questi strani diritti per i quali in certe lingue non c'è nemmeno la parola. La parola libertà. Non c'è. In cinese. C'è una parola che vuol dire licenza, vivere sregolatamente. Allora, non, ma tutto ciò ad opera di un paese che ha 4.000 anni di storia, per cui è difficile dire arretrati. Però questo è praticamente incomprensibile, ecco, è praticamente incomprensibile per una, chiamiamola così, mentalità democratica, che continua a essere sorpresa, dice ma guarda, ma vedi un po', si può fare capitalismo anche senza democrazia. E non riesce a capire. E comunque delegittima. Dice, in ogni caso, il prodotto buono sono io, quello è un prodotto fasullo. Non parliamo poi di quello che pensiamo della Russia, che al di là di tutto comunque è un paese povero, economicamente povero, ha un PIL inferiore a quello italiano, ecco, tanto per capirci. Non parliamo di quello che pensiamo di interi continenti, l'Africa, che in ogni caso sono, nella migliore delle ipotesi, nella più progressista delle vedute, sono destinati a essere presi per mano e accompagnati verso la democrazia. Proprio nella più ottimistica e umanitaria delle vedute. Voi capite che questo modo di pensare trionfa nell'affermazione che con la caduta del muro di Berlino del comunismo sovietico, no, siamo arrivati alla fine della storia. Cioè che un paradigma che noi definiamo liberal-democrazia, che ha contenuti teorico-politici, quelli che vi ho detto, e come contenuto economico il capitalismo, ecco, quel paradigma è quello finale, cioè l'umanità è arrivata lì. È arrivata lì e ogni altra alternativa è stata spazzata via. Ce lo teniamo per sempre. Era più o meno quello che pensava di sé l'impero romano. Voi capite, questo è un problema per alcuni motivi. Primo perché genera hubris. Secondo perché genera letteralmente cecità. E quando sei cieco sei sorpreso da tutto quello che ti capita. Per cui vai a sbattere contro la Cina e dici, ma guarda, ci sono delle realtà capitalistiche non democratiche, ma soprattutto vai a sbattere contro il terrorismo e le dici, ma guarda, c'è della gente che ce l'ha con noi, chissà perché. Oppure vai a sbattere contro qualche cosa da cui non ti sei mai liberato, che hai sempre sfruttato, ma che non hai mai avuto il coraggio di nominare apertamente.
cioè la dimensione della geopolitica, che hai adoperato per te stesso, facendo esattamente quello che i maestri della geopolitica hanno sempre detto che si deve fare, cioè chiudere la massa territoriale asiatica attraverso un sistema di controllo delle coste, eccetera. Cioè, sempre fatto con il nome di geopolitici americani come Spikeman, no? Però mai detto, cioè gli Stati Uniti hanno come autolegittimazione non il nostro agire è un agire geopolitico orientato alla massimizzazione della nostra potenza, ma un'autolegittimazione opposta, cioè noi agiamo sulla base dell'idea che il mondo non esista la geopolitica, che non esista neanche la geografia, cioè il mondo è uno spazio omogeneo, liscio, nel quale inevitabilmente, doverosamente, noi, il nostro modello, si espande a macchia d'olio e chi lo ferma è un mostro. Chi lo ferma è un mostro. No? Sulla base di che cosa? Sulla base di quello che vi ho detto all'inizio, cioè del fatto che se non c'erano loro, noi la democrazia ce la sognavamo. Cioè hanno come modello il fatto che la democrazia si può esportare con successo. Si può esportare e insieme a essa si può esportare il capitalismo con successo e che le due cose stanno insieme. Io me lo ricordo ancora quando facevo il pendolare fra Modena e Bologna, viaggiavo su treni paurosamente vecchi, accelerati, come si diceva allora, e in uno di essi, me lo ricordo come se fosse adesso, c'era la targhetta che diceva: questo vagone ferroviario è un dono del popolo americano al popolo italiano, il benessere rende liberi. Niente di male, dico, questo è il modello, cioè l'abbiamo fatto una volta, lo possiamo e lo dobbiamo fare sempre e portiamo al tempo stesso capitalismo e libertà. E perché si può, perché si deve, perché il mondo è uno, perché è uno spazio liscio e quello che l'America è un'isola, però è un'isola capace di espandere la propria influenza benefica su tutto il mondo. La geopolitica la facciamo noi, ma è una fase transitoria, solo perché in Asia ci sono delle masse continentali riottose e ostili, la Russia e la Cina, ma altrimenti non faremmo geopolitica, faremmo gli interessi nostri e del mondo intero. Voi direte, nessuno ha mai detto questo. Beh, leggiamo i giornali. Ecco, leggiamo i giornali. Questa è l'autocomprensione di quello che noi chiamiamo Occidente. Qual è il rischio? A parte la totale mancanza di senso storico. Qual è il rischio? Il rischio è che se questo modello si inceppa, se in questa trasparenza perfetta, se in questa trasparenza perfetta vengono fuori delle macchie opache, o tu pensi che questa trasparenza non è mai stata trasparente e che è una forma politica storica come tutte le altre, oppure queste macchie ti uccidono se si espandono, se si estendono, fuori di metafora. Se non è vero, se ti accorgi sempre più chiaramente che non è vero che i processi politici sono trasparenti, perché le cose importanti non le vedi, non le capisci e non passano attraverso le istituzioni rappresentative. Se ti accorgi che la macchina socio-economica non è trasparente perché funziona grazie a poteri nuovi, oscuri, che non si sognano nemmeno lontanamente di essere poteri democratici, per il buon motivo che sono poteri privati e rispondono ai propri azionisti e non rispondono alla cittadinanza. Se ti accorgi che
la tua capacità di agire politicamente è sostanzialmente pari a zero, perché è sostituita dalla tua espressività verbale di individuo solitario davanti a una tastiera, cioè la mediazione grazie alla quale si produceva la sfera pubblica, non c'è più, perché tu puoi agire, ti credi di agire immediatamente, e pensi che far politica sia mettersi lì e scrivere quello che ti pare senza alcun tipo di mediazione intellettuale, di confronto intellettuale, sostanzialmente per, appunto, a scopi meramente espressivi. Se in parallelo quelli che detengono i poteri reali mandano il messaggio: ma che seccatura che sono le elezioni, ma che disturbo, ma sono poi qualche cosa di utile, ecco, voi vedete che il paradigma fondamentale, cioè il paradigma della trasparenza, è minato alla radice. Noi non viviamo più in un contesto di cui siamo i signori. La nostra ragione c'è solo come ragione strategica, controllata da, ma neanche da esseri umani, da algoritmi dei quali non sappiamo niente, che non a caso nella letteratura scientifica vengono chiamati black box, cioè scatola nera, cioè quello che c'è dentro non lo sappiamo, mentre noi sappiamo tutto quello che c'è dentro il Parlamento, per forza, è obbligatorio la pubblicità. Non sappiamo che cosa c'è dentro gli algoritmi. Ecco. Allora, voi capite che quando noi facciamo esperienza del fatto che il nesso società-economia, quell'intero, quell'insieme che è la società nelle sue articolazioni economiche, che sono poi ormai diventate coincidenti con la società, le articolazioni economiche. Bene, tutto ciò si muove verso direzioni che sono sostanzialmente fuori controllo, fuori dal controllo dei cittadini. Cioè, quello che succede lo sanno, so, quattro banchieri internazionali e cinque capitalisti mondiali che assommano in sé la ricchezza di metà dell'umanità. Quello che succede, e poi chissà se lo sanno anche loro, loro sanno cosa, quello che vorrebbero che succedesse. Ecco, diciamo così. Quando la situazione è questa, e quando quindi l'ovvio presupposto della democrazia, cioè l'uguaglianza, è smentito, perché non c'è mai stata tanta disuguaglianza, prima che di ricchezza, che è vero, non ce n'è mai stata tanta di disuguaglianza e di ricchezza, ma soprattutto di sapere e di potere, non ce n'è mai stata tanta. Allora voi capite, e quando ti vengono a dire al tempo stesso questo è non plus ultra della storia umana, questo è ciò che doveva succedere, questa è la democrazia, è la forma politica degna dell'uomo, voi capite che ci sarà qualcuno che si arrabbia. Ecco. E quindi una buona fetta dei cittadini democratici che dicono: beh, se questa è la democrazia, io sono antidemocratico. Oppure, se questa è la democrazia, questa non è democrazia, bisogna farla molto più radicale. E dunque tagliamo la testa a tutte le élite. E uno vale uno, eccetera, eccetera. Oppure, basta con la democrazia, facciamo il nazionalismo, dove non c'è l'idea dell'universalità, ciascuno pensa a sé e buonanotte. Ecco. Allora, la mia tesi è la seguente.
le opacità che nascono dentro la trasparenza della democrazia sono un problema pauroso, tant'è vero che nella mia privata biblioteca i libri sulla democrazia ormai mi stanno mandando fuori casa, tanti ce ne sono. E quando si scrive tanto su un argomento, no, la lingua batte dove il dente duole. Sono tutti libri sulla crisi della democrazia, la democrazia sfigurata, eccetera, eccetera. Ci sarà un motivo. C'è un ceto di studiosi che si interroga angosciato sulla democrazia, un ceto di opinionisti che dice che va tutto benissimo, e i cittadini che decidono con il loro voto o non andando a votare che la liberal democrazia forse qualche problema strutturale ce l'ha, strutturale, non transitorio, cioè non tale da essere risolto con un cacciavite, tanto per adoperare una sventuratissima metafora. No. Problemi strutturali si risolvono rifacendo la struttura. Citando, si potrebbe dire, filosofando col martello, come diceva Nietzsche, ma insomma lasciamo stare anche il martello, ma certamente non è più tempo di cacciaviti, che uno non sa nemmeno dove andare ad applicare i cacciaviti. Ma questi problemi sono ingigantiti dall'autopercezione della democrazia, cioè dall'idea che la democrazia è una meraviglia di forma politica trasparente, universale, immodificabile. Perché se voi dite questo, e al tempo stesso una democrazia reale, quella di cui tutti fanno esperienza tutti i santi giorni, è invece piena di opacità, chiamiamole così, o di contraddizioni, per uscire dalla metafora, allora la situazione è ancora peggio, perché vuol dire che o la democrazia è percepita come una ipocrita finzione, oppure come un destino, ma un destino infernale, cioè è destino che nulla cambi e che tutto semplicemente peggiori. No? Per cui la quota di reddito prodotto andrà sempre meno ai salari e sempre più ai profitti, i giovani saranno sempre più angosciati dal proprio futuro e capiranno sempre con maggiore radicalità che studiare non serve a niente perché quello che conta è nascere. Voi capite, queste sono ferite mortali per la democrazia, mortali. Non si, quando ero giovane io, l'idea banale, ovvia, condivisa era: quest'anno andremo un po' meglio di quest'anno. No. Poi basta praticare l'arte della storia, che non a caso è negletta, e andarsi a vedere i cenigiornali, i telegiornali degli anni 50 e 60. È tutto un progresso. Tutto progresso. Ecco. Allora, oggi, l'idea che il tempo lavora per la democrazia, no? Non è praticabile. Che cosa si può fare? Primo, dirle le cose, vederle, non solo vederle e patirle, dirle. Secondo, liberare la democrazia, questo è più difficile ed è il tema più su cui ci si scontra proprio. Liberare la democrazia dalla propria normatività universale, non dalla propria normatività interna, ma dalla propria normatività universale. Cioè accettare l'idea che la democrazia è contingente nel tempo e nello spazio. Nel tempo è un prodotto della storia, è di un accidente storico, perché gli americani hanno vinto la guerra, va bene? Ecco.
cosa a cui nessuno avrebbe creduto fino al 1943 avanzato, ecco, tanto per essere preciso. E nello spazio, cioè perché ci sia quella che noi chiamiamo liberal democrazia, ci deve essere una storia che c'è solo in Occidente. Non perché gli altri sono peggio, semplicemente perché a questo mondo, grazie al cielo, c'è la diversità delle culture. E che non c'è bisogno di essere liberal democratici per detestare le tirannidi, perché le tirannidi le detestano anche i cinesi. Certo, ma non necessariamente le sostituiscono con una liberal democrazia, perché non sanno che cosa farsene. Ecco. Oh. Voi direte, beh, è detta così è facile. Insomma, attenzione, liberare la democrazia dalla propria normatività universale vuol dire staccare, nei limiti del possibile, la democrazia dal capitalismo, perché la forza universale è il capitalismo. E quello ha i suoi problemi, ma la democrazia non può essere trascinata dalle avventure del capitalismo. Cioè, di nuovo, la democrazia, come si diceva ai miei tempi, la democrazia si serve del capitalismo, non è asservita al capitalismo. Questo vuol dire che prima bisogna prendere coscienza. La democrazia esiste solo se i cittadini sanno che cos'è, ovvero se i cittadini non credono che la democrazia sia consumo illimitato, trasparenza illimitata, con conseguenti delusioni paurose quando ti accorgi che il consumo illimitato te lo sogni e la trasparenza illimitata te la sogni. Allora, la democrazia esige consapevolezza, i cittadini la devono volere come atto politico. Non basta dire, boh, la democrazia è il fatto che c'è un po' di benessere, è il fatto che non mi viene alle 4 di notte la polizia politica a prendermi in casa. Certo che va bene che non ti venga a prendere la polizia politica, ovviamente, ma la democrazia, perché abbia un minimo di chance, è molto di più. Molto. Esige una consapevolezza che passa attraverso l'educazione a scuola e il fatto che, ecco, e il fatto che esistano centri di formazione culturale, morale, molteplici e funzionanti. E pluralistici, ovviamente, in quanto molteplici, e funzionanti. La scuola, che non deve essere un luogo dove si danno delle competenze. La competenza è un insulto. La scuola è la dimensione della formazione attraverso la cultura. Altrimenti la formazione te la fai lo stesso attraverso il lavoro, così impari che cos'è la vita andando a lavorare. A scuola hai la fortuna di imparare attraverso l'assunzione critica dello spessore culturale, storico, della società in cui stai vivendo. Devi sapere che cosa c'era, come ci siamo arrivati. Chiese. Partiti che siano qualche cosa di più di quello che non voglio dire sono adesso. Cioè, che siano portatori di un'idea di società e di tante idee di società, o bella, mica di una, di tante, ma di idee e non di chiacchiere ipocrite. E poi tanto bel conflitto, ma conflitto per qualche cosa, non per 4 soldi, per qualche cosa di grande.
e poi, eh beh sì, e poi la politica che comanda sull'economia, va bene? La politica che comanda sull'economia. Non che per far nascere un'economia di comando, no, ma la politica che ha il fegato, la forza, il consenso per dire questa cosa no. Anche se ti porta tanto profitto, questa cosa no. Queste sono cose che una volta la politica sapeva fare. La politica non era solo al servizio dell'economia, era anche, certamente, però aveva anche la capacità di agire economicamente in proprio. Tutta la grande struttura del parastato. Cioè, se le grandi cose che ha fatto questo paese le ha fatte per metà con l'economia statale, per metà con l'economia privata, ma per metà con l'economia statale. Dice, ma erano dei carrozzoni e alla fine era solo clientelismo e corruzione. Certo, alla fine era solo clientelismo e corruzione, certo. Abbiamo buttato via il bambino con l'acqua sporca. No? Allora, la democrazia, senza farla passare per la soluzione dei problemi centrali dell'umanità, è un buon modo attraverso il quale gli esseri umani hanno rispetto di se stessi. Certo, ma è un modo assolutamente dispendioso, costoso. Quando te la servono su un piatto d'argento non è più democrazia. E dopo un po' ti diranno, beh, scusa, il piatto non è più d'argento, sai, abbiamo problemi, anzi, guarda, da d'ora in poi ci devi dare dei soldi tu. Va sempre a finire così. Chiaro? Punto. L'idea è, se la democrazia la vogliamo, la dobbiamo volere apertamente, senza illuderci che sia la soluzione dei mali del mondo, e dunque, quando troviamo davanti a noi un qualche problema di opacità, chiediamoci da dove nasce, invece di dire sono arrivati i mostri dalla luna. Da dove nasce? In tutta questa storia, la serie di crisi che abbiamo attraversato nel XXI secolo, che insomma è partito malino, se vogliamo dirlo, ecco, io non ho mai sentito un politico in posizione di responsabilità e di potere fare un discorso di verità e di onestà sulla questione del da dove nascono i problemi. La prima risposta è sempre è un problemuccio, non ti preoccupare. La seconda risposta è sono dei mostri. No. L'unico che non siamo riusciti a mostrificare è il povero virus che non abbiamo ancora capito da dove salta fuori. Per il resto sono tutti mostri, cioè sono tutti meteoriti che ci cadono addosso sulla nostra meravigliosa democrazia. Mai, mai fare un discorso di analisi delle contraddizioni che inevitabilmente ci portiamo dentro, la principale delle quali, ed è insuperabile, io non sono un comunista, ed è insuperabile, però va gestita, è il fatto che dentro una forma politica che si propone come l'universale esistono gli individui particolari che lavorano per la propria utilità particolare, cioè hanno messo in piedi il capitalismo, che è qualcosa che dà grande dinamismo, grande energia, ma anche enormi problemi, o pensiamo che dia soltanto soluzioni. E che la politica sia stata messa al mondo per consentire al capitalismo di funzionare. Io dico al contrario che il capitalismo è stato messo al mondo per consentire agli esseri umani di vivere bene, se ci riesce, e se non ci riesce ci pensa la politica. Cioè la volontà libera, razionale, consapevole degli esseri umani che hanno stima di se stessi, pagando il prezzo di far politica, di pensare alla politica, di interrogare, di vivere in modo consapevole e critico.
e se a scuola ti insegnano soltanto delle competenze, fanno male, perché ti devono insegnare prima di tutto pensiero critico, cioè che il mondo è complesso e non è quello che sembra, meno che mai quello che racconta di sé. Ecco. Per cui le opacità ci sono, sì, si possono eliminare alcune, sì, il fatto che ci sia una logica geopolitica che spiega le relazioni internazionali non lo possiamo eliminare, c'è, basta dirlo e gestirla nel modo democraticamente compatibile. Il capitalismo pone problemi, accidenti, sì, lo vogliamo dire, vogliamo capire che alcuni di essi sono insuperabili, altri invece sono superabili se c'è una politica che funziona. Cioè, voi capite, il giovinotto che gira per consegnare la pizza governato da un algoritmo non va bene. Che il giovinotto venga ammazzato in un incidente stradale è una disgrazia. Che venga licenziato nel momento in cui viene ammazzato è un po' peggio che una disgrazia. Che la risposta finale sia stato un errore di sistema, del resto nessun algoritmo l'aveva obbligato a correre, ecco, denota una impunità e una arroganza che noi non sopporteremmo da un uomo politico. E perché dobbiamo sopportarle invece da un uomo dell'economia? Oh, è una storiella dell'altro giorno questa, eh? Però dice molto, dice che questo ragazzo lavorava come uno schiavo, che non aveva nemmeno un padrone umano, ma aveva un padrone elettronico, e che quando non fa il suo lavoro viene licenziato con una prontezza disumana, letteralmente, che poi non lo faccia il suo lavoro perché è morto, che peccato, ma che bisogno c'era di morire. Su. Se abbiamo rispetto di noi stessi, questa roba non la mandiamo giù. Se abbiamo rispetto di noi stessi. Se invece pensiamo che tutto ciò sia democrazia, cioè il destino, francamente, io non lo penso. Io sono vissuto in un'epoca in cui tutto ciò veniva largamente stigmatizzato e si poteva ancora dire che non andava bene e si potevano perfino immaginare delle leggi, poi opportunamente smantellate, no? Però insomma delle leggi in cui le persone venivano garantite e non dicevi che l'algoritmo non ti ha obbligato a correre, perché è pure falso, perché sono praticamente pagati a cottimo e quindi ti obbliga a correre. Certo, non c'era l'elettronica, che è un bel problema. È un bel problema, che ha dato tante risposte, tante soluzioni, ma ha inventato tante nuove forme di asservimento, tante nuove forme di asservimento, fra cui fondamentale quella che ci fa credere ad essere liberi perché scriviamo quello che ci pare su una tastiera. Eh no, essere liberi è qualcosa di un po' più complicato, vuol dire confrontarsi con gli altri, non insultare gli altri. E questa è tutta un'altra storia. Io vi ringrazio per l'attenzione.